Ciao a tutte e tutti, oggi siamo qui a conclusione della nostra campagna sulla finanza etica e siamo in compagnia di Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica, a cui vorrei fare un po' di domande appunto per riassumere il senso di questa campagna che si va concludendo e per rispondere appunto anche agli ultimi indecisi o che ancora non avesse deciso se cambiare, appunto se passare alla finanza etica e quindi cercare di dare qualche ultima risposta. Ciao Simone. Ciao. Allora, innanzitutto, appunto, partiamo proprio dal punto centrale. Perché dovrei spostare i miei soldi e passare alla finanza etica? Ma intanto perché la finanza etica è pulita, nel senso che ha dei criteri di esclusione. Se tu metti soldi nella finanza etica, non investi, non li impieghi in armi, carbone, gioco d'azzardo e così via. Poi perché la finanza etica è sicura, non abbiamo notizie di fallimenti delle banche etiche o degli istituti di finanza etica, mentre purtroppo abbiamo visto molte crisi nelle banche sistemiche. E poi perché la finanza etica è trasparente, è uno degli obblighi della nuova legge nazionale, cioè quello di rendere trasparenti tutti gli impieghi che le istituzioni di finanza etica, banche, maghe, eccetera, eccetera, devono fare anche utilizzando i siti internet. Quindi mi sembrano tre motivi sufficienti, ecco, per cambiare. Senti, per capire quanto incidono le mie scelte, appunto, e anche quanto incide poi nel suo complesso la finanza etica, pensi che sia una risposta sufficiente per cambiare questo sistema macroeconomico? Allora, i propri orientamenti, le proprie scelte nella finanza etica contano molto perché ti viene chiesto intanto quando entri in un nuovo istituto di finanza etica, che sia una banca o altro, ti viene chiesto in quale settore tu vorresti che i tuoi soldi fossero impiegati, non so, cooperazione internazionale, sociale, ambiente e così via. E quindi sei tu che indichi in qualche modo all'istituto di credito dove vuoi impiegare i tuoi soldi. Ed è una cosa importante. Ti viene chiesto anche con quali modalità, insomma, ecco, vuoi che i tuoi soldi vengano impegnati, puoi scegliere appunto i conti correnti ordinari e tu sai che dai soldi che tu metti nel tuo conto corrente ordinario non verrà impiegato in borsa, diciamo, oppure puoi scegliere di impiegarli in dei fondi. Allora sono fondi che vanno sul mercato azionario, ma sempre scegliendo impieghi in aziende, in imprese che non fanno parte di quei criteri di esclusione. Quindi conta molto. Se basta, certo, la finanza etica non risolverà tutti i problemi della finanza, ci vuole certo altro, ci vuole per esempio la separazione fra le banche commerciali e le banche di investimento, come c'era subito dopo la crisi del 29, ci vorrebbe una tassa sulle transazioni finanziarie, bisognerebbe abolire i paradisi fiscali, quindi certo che ci vogliono altre cose, però il fatto che ci voglia altro per noi non è un alibi per non fare quello che ciascuno di noi può e deve fare per rendere migliore il mondo dell'economia e della finanza. E pensi che iniziative come questa campagna che abbiamo lanciato in collaborazione possono appunto avere un impatto positivo e di cosa altro ci sarebbe bisogno a tuo avviso? L'impatto positivo senz'altro mi viene in mente che in questi anni, se la finanza etica è cresciuta ed è cresciuta, perché tutti i dati ci dicono che in questo ambito, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, il numero di risparmiatori, di impieghi sta crescendo in maniera significativa, mi viene in mente appunto che se questo è avvenuto proprio per iniziative come queste, cioè attraverso le scelte dei cittadini, il passaparola, anche le
come possiamo dire, le difficoltà che sono sorte nella finanza ordinaria, ma sono avvenute per le scelte dei cittadini, per le decisioni dei cittadini. Quindi, come dire, iniziative come queste sono importanti, è quella, diciamo, diffusione orizzontale. La finanza etica, tanto per chiarire, non ha nessuno, ma proprio nessun incentivo o aiuto pubblico dall'alto, come invece hanno avuto le banche ordinarie, la finanza ordinaria, che quando è entrata in crisi è stata salvata con un afflusso di soldi pubblici, cioè di tutti noi cittadini, notevoli. In Italia soltanto l'ultima finanziaria 22 e rotti miliardi. Quindi sono proprio iniziative come queste che fanno crescere la finanza etica. Ci vuole di più, di altro? Io penso che ci sono tutte le occasioni, sono importanti per poter sviluppare questa modalità della finanza. C'è stata, il Parlamento ha approvato in fine legislatura una legge che individua i criteri per essere un operatore di finanza etica, è una legge importante, l'unica che esiste in Europa, ad essa non sono collegati dei sostanziali incentivi, però è importante. Ora però bisogna che dalle leggi si faccia sapere in giro, insomma, che la finanza etica non è una finanza strana che sono omini verdi con tre antenne e quattro occhi, cioè è una finanza normale, che però certo era normale perché, a differenza della finanza sistemica, diciamo, non scommette nel casinò del rischio i soldi dei cittadini. Ecco, proprio a proposito di quest'ultima tua considerazione, una cosa che spesso ci chiedono è: ma quindi ci sono delle condizioni? Perché a volte si ha l'impressione che la finanza etica preveda chissà quali sforzi da parte della persona che poi va a mettere i soldi, ad esempio, in banca etica. Puoi rassicurarci su questo? Sì, lo posso fare anch'io in realtà, perché abbiamo il conto bancario, ma insomma, da questo punto di vista è assolutamente normalissimo. Ci sono, per quanto riguarda banca etica, ma questo vale anche per altri istituti, diciamo, di questo tipo, ci sono le filiali ordinarie, ci sono tutti i servizi che una banca normale offre. Faccio un esempio: volete un banco? Ecco, bancomat di banca etica, insomma. Quindi cioè, volete la carta di credito, è uguale, c'è l'home banking, tutto quello che una banca ordinaria può offrire, i servizi, ma la differenza è la sostanza, è dove e come si utilizzano i soldi dei cittadini. Che augurio fai per questo 2018 appena iniziato? Ma ovviamente mi auguro che questa consapevolezza che è possibile un'alternativa, che è sempre possibile un'alternativa, prenda campo. Perché vedete, se si concretizza una possibilità diversa per la finanza, una delle cose più che tutti noi pensiamo enorme, immodificabile, lontana da noi, ecco, se è possibile creare un'alternativa nella finanza, allora è possibile creare un'alternativa ovunque. E forse la cosa che l'augurio da fare è che vi sia un'alternativa, un mondo diverso davvero per le persone che soffrono di questo, di un mondo, di questo che viene chiamato il migliore dei mondi possibili. Il mio pensiero in questo momento va per esempio ai cittadini dello Yemen, che sono bombardati dall'Arabia Saudita con bombe costruite e vendute in Italia. Grazie, no? Se si potesse avere un 2018 senza questo, sarebbe un grande successo. Va bene, grazie. Allora ti ringrazio, grazie a Simone Siliani, direttore della Fondazione Finanza Etica, che è stato nostro partner in questa iniziativa, in questa campagna Cambia la Finanza, Scegli l'Etica. Spero di aver dato, che abbiamo dato con questa piccola intervista le ultime risposte che servivano anche agli indecisi a prendere una posizione. Io ti ringrazio di nuovo e ti saluto e buona serata a tutti. Grazie a voi, grazie a te.